Ciao a tutti. Oggi torniamo a rivedere come iniziare a lavorare con l'uncinetto per poi vedere le maglie base che spesso vengono utilizzate, quelle che più spesso vengono utilizzate. Adesso prendiamo il filo. Il filo lo appoggio sul dito indice e, come vedete, forma una specie di lettera V inversa. Il filo corto sta dalla mia parte, il filo lungo sta dall'altra parte. Prendo l'uncinetto e lo inserisco tra il dito e il filo. Col pollice sto reggendo il filo e poi reggerò il cappietto che vado a formare. Adesso giro l'uncinetto con il pollice qui, tengo fermo il filo. Con l'uncinetto vado a prendere il filo che sta dietro e lo faccio passare attraverso questo cavietto, e intanto poi con le dita tiro un po' i due fili per stringerli un po', ed ecco fatto il nostro cappietto. Quando facciamo il nostro cappietto, di solito cominciamo a lavorare le nostre catenelle. Tengo sempre il filo e il punto di lavoro sta sul mio dito indice, e col pollice reggo per aiutarmi il punto dove devo lavorare. Il dito medio mi aiuta ad alzare il filo e portarlo vicino, così facilitando così il mio lavoro. Adesso tiro col dito medio il filo, inserisco tra il dito e il filo l'uncinetto, pesco il filo che sta dietro, il filo lungo, e lo faccio passare attraverso questo cappietto qua, ed ecco la nostra prima catenella. Di nuovo prendo il filo che sta dietro, lo tiro, lo faccio passare da questo cappietto, ed ecco la mia seconda catenella. Di nuovo prendo il filo che sta dietro, lo porto vicino, lo faccio passare attraverso questo cappietto. Scusate. E così abbiamo già formato 3 catenelle. Andiamo avanti così. Prendo il filo, lo tiro, lo faccio passare attraverso la catenella, il cappietto, la catenella. Prendo il filo, lo faccio passare attraverso questa catenella. Adesso come contiamo? Per cominciare dico cosa non contiamo quando bisogna contare. Allora, non contiamo il primo cappietto, questo qui sotto, questo non lo contiamo, e non contiamo nemmeno questa maglia che sta inserito l'uncinetto. Quindi contiamo le maglie fatte, lavorate, finite. 1, 2, 3, 4, 5, e facciamo ancora 5 catenelle per andare a vedere le altre maglie. Ancora passo
sotto il filo, lo tiro, lo faccio passare attraverso questo capietto, di nuovo prendo il filo, lo tiro, lo faccio passare attraverso questo capietto, di nuovo pesco il filo, lo porto, lo faccio passare attraverso questo capietto e di nuovo prendo il filo e lo faccio passare. Adesso abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, abbiamo fatto una decina di catenelle e cominceremo a lavorare le maglie basse. Come si lavorano le maglie basse? Allora, per lavorare una maglia bassa inserisco l'uncinetto nella catenella o nella maglia la quale voglio lavorare, pesco il filo che sta dietro, lo faccio passare, lo porto avanti. Adesso abbiamo due capietti, due maglie sul nostro uncinetto. Adesso vado a prendere il filo lungo e lo faccio passare attraverso questi due capietti qua, queste due maglie. Di nuovo inserisco il mio uncinetto nella catenella che voglio lavorare, prendo il filo che sta dietro, lo faccio passare, lo porto avanti. Di nuovo ho due maglie qui, prendo con il mio uncinetto il filo, la parte del filo lungo, e lo faccio passare attraverso queste due maglie. Di nuovo inserisco l'uncinetto attraverso attraverso il centro della catenella, pesco il filo, lo porto in avanti. Ho due maglie ancora qui. Adesso prendo la parte del filo lungo, lo tiro e lo faccio passare attraverso le due catenelle queste. Di nuovo inserisco l'uncinetto nella catenella, prendo il filo, lo porto avanti. Ancora una volta ho due maglie qui. Vado a prendere la parte del filo lungo e lo faccio passare attraverso queste due catenelle. E di nuovo inserisco l'uncinetto nella catenella, pesco il filo che sta dietro, ho di nuovo due maglie qui sopra. Prendo la parte del filo lungo e lo faccio passare attraverso queste due maglie. Ancora una volta, ultima volta, inserisco l'uncinetto nella catenella, pesco il filo, porto avanti, ho due maglie, prendo la parte del filo lungo e lo faccio passare attraverso attraverso queste due maglie. Adesso facciamo una cosa molto complicata, cioè una cosa che si fa spesso, si dice chiudi il giro con una maglia bassissima. E che cos'è questa maglia bassissima? Come si lavora questa maglia bassissima? Adesso inserisco l'uncinetto nella catenella, pesco il filo che sta dietro, lo tiro, lo porto avanti, ma lo rifaccio così lo vedete meglio. Prendo il filo che sta dietro, lo faccio passare attraverso la catenella e di nuovo lo faccio passare attraverso la maglia precedente. E questa è la maglia
bassa, che spesso si usa per chiudere un giro, una serie di maglie. Adesso facciamo una mezza maglia alta. Sì, la facciamo. Ancora una volta, spesso quando si comincia, prima di lavorare una serie di maglie mezze alte, si dice fai 2 catenelle. Queste 2 catenelle che anch'io vado a fare adesso equivalgono a una mezza maglia alta. E adesso andiamo a lavorare le maglie, le mezze maglie alte. Allora, per lavorare una mezza maglia alta, avvolgiamo il filo intorno all'uncinetto una volta, lo inseriamo l'uncinetto nella maglia che vogliamo lavorare, peschiamo il filo che sta dietro, lo portiamo in avanti ed ecco che qui ho 3 fili, 1, 2 e 3. Adesso prendo la parte lunga del filo con l'uncinetto e la faccio passare attraverso 1, 2 e 3 fili. Ecco, questa è una mezza maglia alta. Ancora una volta avvolgo il filo intorno all'uncinetto, passo, inserisco l'uncinetto nella maglia che voglio lavorare e prendo il filo che sta dietro, lo porto in avanti e ancora una volta ho 3 maglie sul mio uncinetto. Adesso vado a prendere la parte lunga del filo, la tiro e passo attraverso 1, 2 e 3 maglie ed ecco la maglia mezza alta. Ancora una volta avvolgo una volta intorno al mio uncinetto il filo, inserisco l'uncinetto nella maglia che mi interessa lavorare, pesco con l'uncinetto il filo che sta dietro, come vedete ancora una volta ho 3 maglie sul mio uncinetto. Adesso prendo la parte lunga del filo e la faccio passare attraverso 1, 2 e 3 maglie, quindi le lavoro tutte insieme. Ancora una volta avvolgo una volta intorno all'uncinetto il filo, inserisco l'uncinetto nella maglia che voglio lavorare, pesco il filo che sta dietro, lo porto in avanti, ho 3 fili sul mio uncinetto. Adesso vado a prendere il filo, la parte lunga del filo, e la faccio passare attraverso queste 3 maglie ed ecco, come vedete sono diverse. Questa, la maglia bassa, è maglia bassa, questa è più alta come maglia, e poi vedrete le altre maglie, la differenza di altezza. Adesso ancora una volta, per lavorare la mezza maglia alta, avvolgo intorno al mio uncinetto il filo, lo faccio passare attraverso la maglia che mi interessa, pesco il filo che sta dietro, lo porto in avanti, 3 maglie sul mio uncinetto. Vado a prendere la parte del filo, quella lunga parte, e faccio passare il filo attraverso le 3 maglie, le lavoro insieme. Ancora una volta avvolgo il filo intorno al mio uncinetto e lo faccio passare attraverso la maglia, pesco il filo e vado a lavorare tutte e 3 le maglie insieme. E ancora una volta avvolgo intorno al mio uncinetto il filo, inserisco
nella maglia che mi interessa. L'uncinetto tiro il filo, pesco e tiro fuori il filo che sta dietro. Ho tre maglie sul mio uncinetto, prendo la parte lunga del filo e la faccio passare attraverso queste tre maglie. Adesso passiamo a lavorare la maglia alta. Spesso anche prima, quando si sta per lavorare una serie di maglie alte, si dice 3 catenelle. Facciamo 3 catenelle. Queste 3 catenelle equivalgono a una maglia alta. Spesso si comincia così un lavoro. Adesso, per lavorare la maglia alta, si avvolge con il filo l'uncinetto, si inserisce l'uncinetto nella maglia che ci interessa, peschiamo il filo che sta dietro, lo portiamo in avanti ed ecco che anche questa volta abbiamo 3 fili, 1, 2, 3 maglie sul nostro uncinetto. Però come le lavoriamo? Allora, vado a prendere la parte del filo che è lunga, e questa volta lo faccio passare attraverso 2 maglie e me ne rimangono altre 2. Prendo il filo e questa volta lo faccio passare attraverso queste 2 maglie. Ancora, deve farlo. Ancora una volta avvolgo il filo intorno all'uncinetto, inserisco l'uncinetto nella maglia che mi interessa, prendo il filo, lo pesco, lo porto avanti e ancora per una volta ho 3 fili, 3 maglie sul mio uncinetto. Adesso prendo il filo libero e lo faccio passare attraverso 1 e 2 catenelle, me ne rimangono 2. Riprendo il filo e lo faccio questa volta passare da queste 2 catenelle. Quindi nella maglia alta lavoriamo le maglie 2 a 2. Ancora una volta stiamo lavorando, ripeto, maglia alta. Avvolgo una volta intorno al mio uncinetto il filo, lo faccio passare attraverso la maglia che mi interessa, lo porto avanti, ho 3 maglie sull'uncinetto. Adesso vado a prendere la parte del filo libero e lo faccio passare attraverso 1 e 2 maglie. Riprendo il filo e lo rifaccio passare attraverso le altre 2 maglie. Ancora una volta avvolgo intorno al mio uncinetto il filo, inserisco l'uncinetto nella maglia che mi interessa, prendo il filo che sta dietro, lo porto avanti, ho 3 maglie sul mio uncinetto, prendo la parte del filo lunga e la faccio passare attraverso 2, riprendo il filo e lo faccio passare ancora qua attraverso le altre 2. La differenza in altezza si nota ovviamente. Allora, ancora una volta avvolgo con il filo il mio uncinetto, faccio passare il mio uncinetto attraverso la maglia che mi interessa, pesco il filo, lo porto avanti, ho 3 maglie sul mio uncinetto, prendo il filo lungo e lo passo attraverso le prime 2, riprendo il filo lungo e lo passo attraverso le altre 2 maglie. Ancora una volta avvolgo una volta
con il filo l'uncinetto, passo attraverso la maglia che mi interessa, prendo il filo, lo porto avanti, me ne rimangono 3 maglie qui. Adesso prendo il filo e lo faccio passare prima da queste 2 maglie e poi dalle altre 2 maglie, e l'ultima avvolgo l'uncinetto con il filo, passo attraverso la maglia che mi interessa, pesco il filo che sta dietro, lo porto avanti, ho 3 maglie, e allora vado a prendere il filo lungo e lo faccio passare prima da queste, attraverso queste 2 maglie, e poi riprendo il filo e lo faccio ripassare attraverso le altre 2 maglie. Abbiamo fatto anche la maglia alta. Adesso andiamo a vedere la doppia, la maglia alta doppia, o come altri la chiamano maglia altissima, è la stessa cosa. Allora, quando sempre nei progetti, prima di cominciare, spesso prima di cominciare a lavorare una maglia altissima o una maglia alta doppia, che è la stessa cosa, ripeto, fanno lavorare 4 catenelle, 4, 1, 2, 3, 4. Queste 4 catenelle equivalgono a una maglia altissima, una maglia alta doppia. Adesso, per lavorare la maglia alta doppia, avvolgo 2 volte, o la maglia altissima, la stessa cosa, quando uno vi dice maglia altissima o maglia alta doppia, è la stessa cosa. Allora, avvolgo 2 volte con il filo del mio uncinetto, scusate, lo rifaccio, 2 volte, bisogna tenere in tensione il filo, perché sennò lo perdete, e ogni tanto aiutarsi con il dito. Adesso passiamo, allora avvolgiamo 2 volte intorno all'uncinetto il filo, facciamo passare l'uncinetto attraverso la maglia che ci interessa, peschiamo il filo che sta dietro, lo portiamo avanti. E ora, come vedete, ho 1, 2, 3, 4 maglie sul mio uncinetto. Adesso vado a prendere il filo lungo e lo faccio passare una volta attraverso le prime 2 maglie. Riprendo il filo e lo faccio ripassare attraverso le altre 2 maglie. E riprendo il filo e faccio ripassare attraverso le altre 2 maglie, cioè lavoriamo la maglia in 3 volte, 3 per 3 da 2 maglie. Ancora una volta avvolgo 2 volte l'uncinetto intorno al mio il filo intorno al mio uncinetto, inserisco l'uncinetto nella maglia che mi interessa, vado a pescare, a prendere il filo che sta dietro, e ho 4 maglie sul mio uncinetto. Adesso prendo il filo lungo e lo faccio passare attraverso le prime 2 maglie, me ne restano 3 come vedete, riprendo il filo e lo faccio passare attraverso le altre 2 maglie, e me ne restano 2 come vedete. Riprendo il filo e lo faccio passare anche attraverso queste 2 ultime maglie. Ancora una volta, stiamo lavorando la maglia alta doppia oppure maglia altissima. Avvolgiamo 2 volte intorno all'uncinetto il nostro filo, inseriamo nella maglia che ci interessa l'uncinetto, prendiamo il filo che sta dietro, lo portiamo avanti, abbiamo 4 maglie sul nostro uncinetto.
Adesso andiamo a prendere la parte del filo lunga e la facciamo passare attraverso le prime due maglie. Riprendiamo il filo e lo facciamo ripassare attraverso le altre due maglie. Riprendiamo il filo e lo facciamo passare attraverso le altre due maglie. Ancora una volta avvolgo due volte intorno al mio uncinetto il filo, lo faccio passare attraverso la maglia che mi interessa, prendo il filo, lo porto avanti, ho quattro fili, quattro maglie sul mio uncinetto, prendo il filo lungo e lo faccio passare prima attraverso le prime due maglie. Vado a prendere il filo lungo e lo faccio ripassare attraverso le altre due maglie, riprendo il filo lungo e lo faccio passare attraverso le ultime due maglie. E anche così vedete la differenza tra le maglie: maglia bassa, mezza maglia alta e maglia alta doppia o maglia altissima. Ancora una volta avvolgo due volte intorno al mio uncinetto il filo, inserisco l'uncinetto nella maglia che mi interessa, pesco il filo, lo porto avanti, ho quattro maglie sul mio uncinetto, prendo il filo lungo e lo faccio passare prima dalle prime due maglie, riprendo il mio filo lungo e lo faccio passare attraverso le altre due maglie, e riprendo il filo e lo faccio passare attraverso le altre due maglie. Ancora una volta avvolgo due volte intorno al mio uncinetto il filo, lo inserisco nella maglia che mi interessa, pesco il filo che sta dietro, lo porto avanti, ho quattro maglie sul mio uncinetto, prendo il filo lungo, lo faccio passare attraverso le due prime maglie, lo faccio passare attraverso le altre due maglie e lo faccio passare attraverso le due ultime maglie. Facciamo anche un ultimo, avvolgo due volte il mio uncinetto, il filo intorno al mio uncinetto, inserisco l'uncinetto attraverso la maglia che mi interessa, prendo il filo che sta dietro, lo porto avanti, ho quattro maglie sul mio uncinetto. Adesso prendo il filo lungo e lo faccio passare prima dalle prime due maglie, poi dalle due seconde maglie e alla fine lo faccio passare attraverso le ultime due maglie. Ovviamente in vari progetti ci stanno anche maglie triple alte, non finiscono qui le maglie, però si lavorano sempre, per esempio la tripla si fa 5 catenelle prima di cominciare, 1, 2, 3, 4 e 5, perché la tripla è ancora più alta come maglia e per lavorarla si avvolge tre volte il filo intorno all'uncinetto. Bisogna tenere il filo sempre in tensione perché è facile poi perdere le nostre maglie, ma si lavora sempre allo stesso modo, solo che cambiano le volte che avvolgiamo il filo intorno all'uncinetto. Allora, la tripla avvolgiamo tre volte il filo intorno all'uncinetto, andiamo a inserire l'uncinetto nella maglia che ci interessa, peschiamo il filo che sta dietro e lo portiamo qui. E adesso, come nelle maglie precedenti, prendiamo il filo lungo, lo facciamo passare attraverso le due prime maglie, riprendiamo il filo, facciamo passare attraverso le altre due maglie, riprendiamo il filo, lo facciamo passare attraverso le altre
due maglie e riprendiamo il filo e lo facciamo passare attraverso le altre due maglie. Come vedete, le maglie si lavorano due a due, però vedete come diventa alta questa maglia. Dalla maglia alta, maglia alta doppia o altissima, maglia tripla, c'è anche quadrupla, si lavorano le maglie, si lavorano due a due sempre. Quindi abbiamo fatto, abbiamo ripassato un po' le maglie, così quando dobbiamo fare qualche cosa, per esempio questa maglia, la tripla, l'ho utilizzata per fare la stella, quindi si usano anche queste maglie, ma dipende da quello che uno deve fare. Allora, abbiamo ripassato le nostre maglie, la catenella di base, la maglia bassa, la mezza maglia alta, la maglia alta, la maglia alta doppia o maglia altissima e infine la maglia tripla alta. Grazie per essere stati con me, alla prossima, ciao.